Chi è che urla? Kidman. Oddio, se la strangolano, sono contento. Ciao a tutti, signori. Bella. Ben ritrovati. Bella, bella. Siamo qui con Seb. Nella zona degli uffici. Abbiamo ancora la lanterna, fico. Io sentivo la musica per il salvataggio. Ma... dove cazzo è? Oh. Dammi il borraccione da 1000, Optimus. Troviamo più adesso che... via. Allora, diario di Sebastian Castellanos, dell'11 luglio 2012. Sono passati 5 mesi dall'incidente, Maira e io ci allontaniamo sempre di più, settimana dopo settimana. Devo essere forte, ma è così facile annegare il dolore nel whisky. Finché non influisce sul mio lavoro, ciò che faccio nella mia vita privata sono fatti miei. Ok. Finalmente sono riuscito a parlare con Maira dell'incidente e ora sono più preoccupato di prima. Non so cosa sia peggio, se il fatto che Maira stia diventando paranoica e possa impazzire, o se ciò che asserisce, cioè che l'incendio non è stato un incidente, possa essere vero. So che deve seguire il suo istinto, ma se ha ragione, che Dio aiuti i responsabili. Eh già, mi sembra giusto, eh. Signori, cosa facciamo? Andiamo a vedere se ci dà... un obiettivo per la... ma che... di nuovo qui? Sì, dai Seb, tutte le volte, sì, tutto il gioco che stiamo... pazzo. No, 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 normale, normale. Quando c'è da salvare siamo qui, dai. Non cagare la minchia. Nostro amico? Morto. Vediamo se ci sono nuove notizie. No, ce l'ha date poco tempo fa. Niente, che mi faccio i cazzi miei. Oh signora, che vecchio novantenne schifoso che sei. Non puoi correre 4 secondi e poi morire. Dai, muoviti. Abbiamo tutto il tempo di ricarica, vai. Compagni inseparabili, hai guadagnato un trofeo, ok. Praticamente ci sarà il trofeo per questo qua che abbiamo preso per un'arma, poi ci sarà quello per tutte le armi. In questo caso non è così difficile, dato che le armi sono pochissime in questo gioco. Una 9 mm, cioè una pistola normale, un magnum, la balestra, fucile a pompa e fucile a cecchino. Basico, basico, basico. Niente di che. Confronto ai fasti di Resident Evil 4 o 5. Cioè, tenete conto che in Resident Evil 4 solo pistole 9 mm. Ma ce ne saranno state... ma io non voglio dire una cagata perché non mi ricordo bene, ma secondo me erano 6 o 7 pistole come minimo. Solo le 9 mm, eh. Poi dopo c'erano le Magnum, diversi tipi di fucile da cecchino, diversi tipi di pompa, c'era un sacco di roba. Veramente fica. Qua come sta, vabbè. Oddio, torna il pescione. Là c'è Nicole Kidman che scappa. Sì, certo, tiene la porta. Certo, sì, sì, sì. Meglio che vada lì. Cascano gli autobus ovunque. Quindi devo far così. Non posso aiutarla da qua. Cosa succede? Oh, che palle. Ecco, adesso. No, monta su. Monta su! Non posso! Oddio, sono morto, signore! Aprimi! Addio! Addio! Non avevo visto che dovevo andare di lì, porca vacca! E moriamo così! Dai, 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 dai! Dai, dentro! Grande!
Affanculo pescione. Monta, monta, monta su, che ho paura. Monta su, dai, Seb. Come fa a passare? Che c'era chiuso di lì. Io andrei sulle scale. Io proverei di qua. Vieni, vieni, deficiente. Prima o poi ti ammasserò, eh. Puoi prendere la scatola che c'è qui ai tuoi piedi, porca troia. Senza che io la guardi. Senza che io la debba guardare, magari. Kidman, resisti! Aiuto, ce ne sono troppi! Bella, sei doppiata da Dio, sei una grandissima personaggia. Oh. Ah, ho finito i colpi. Boh, posto. Ma vaffanculo. Cioè, non era su di lui. Sono andati. Fai qualcosa o... Oddio, cosa devo fare adesso? Devo scendere di qui, porca troia. Devo andare là sotto. Allora, qui c'è pescione. Dobbiamo raggiungere... Ma non posso buttarmi da qui? No, non posso. Perché è un gioco fottuto. Che cagata. Lei è ancora lì? Mamma mia, ancora lì non c'è più nessuno. Ma dai. Perché mi dovete rovinare anche una zona che mi piace? Porca vacca. Allora... Ok, mangiati quello e levati dalle palle che vengo qua. Muoviti. Muoviti. Porca vacca. Dammi le bocce. Ecco, là c'è un coglione, adesso non ho più proiettili. Allora. Posso usare questo se riesco. L'abbiamo potenziata, ci arriverà. Ok, prendi la bottiglia. Ma che cazzo di tiro di merda. Merda, si è rialzato quel coglione. Cioè, vabbè, non ci tira neanche fino là. Oh, hai visto che ho fatto cadere il coso? Ma sei scemo. Madonna, beh, io vado. No, stronzo! Che bastardo! Monta su. Figa, sei veramente una merda. Porca. Oh, non ti sopporto, giuro. Ma vacca, ma... Ma che cazzo? Ma che gioco di merda! Dove cazzo è andato il proiettile della Magnum? Dove è andato che il mirino era su di lui? Ecco, noi signori dobbiamo infilarci là. Ah, ma merda, ma qua ce n'è più di uno. Ecco perché. Dobbiamo infilarci là, solo che dobbiamo farlo a tempo. E su queste cose non possiamo camminarci, non sono d'aiuto. Io direi. Dato che siamo molto lontani. Tac. Appena comincia, noi facciamo cascare questo cadavere. Così in teoria si dovrebbero levare dalle palle. Dai, non va più. Ok. Via, 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 via. Dai, Seb, dai, 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 dai.
Che culo! Che culo! Che culo! Pensavo di essere rimasto fuori. Comunque al pelo. Mi è andata a 90, signori, veramente. Questo è solo culo. È stato solo culo. Ok, se mi spara la bomba. No, niente. Spero che vi facciate indigestione. Andiamo a salvare quella merda di Kidman. Maledetti schifo. Ce n'ho ancora uno, ma sì, ma via. Oh sì. Brucialo, 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 che brucca un fuoco tutti. Beh, tutti no, però. Andatevene a fanculo. No. Questo devi picchiare. Oh. No, brucia anche tu. Così. Oh, là. Bene, signori, ci salutiamo adesso, perché il tempo è finito. E sicuramente quando salveremo la zoccola ci farà un discorsetto. E lo vedremo alla prossima puntata, signori miei. Ok? Ciao a tutti.